Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Crypto51 e qui parlo di criptovalute. In questo video volevo parlare di Bitcoin e di balene, cioè che cosa stanno facendo esattamente le balene in questo preciso istante su Bitcoin. È proprio per questo che ho fatto questo video, per rispondere a questa domanda. Prima di iniziare con il video, volevo specificare che cosa sono esattamente le balene e perché sono molto importanti per Bitcoin. Ovviamente le balene sono quelle persone, oppure gruppo di persone o società, che detengono una certa quantità di Bitcoin in questo caso, e che se la certa quantità venisse scaricata sul mercato potrebbe portare a un grande crollo sul mercato, quindi potrebbe decidere il prezzo di Bitcoin soprattutto nei prossimi mesi. Ovviamente quindi le balene sono molto decisive per questo mercato, quindi vengono osservate attentamente grazie alle informazioni che ci vengono fornite sul mercato. Ok, possiamo iniziare. Quindi sono partito con questo articolo di Cointelegraph Italia, dove praticamente parla appunto di numero di whale di Bitcoin in aumento, trend simile al 2016. Cosa significa questo? Che secondo questo articolo il numero di individui in possesso di almeno 1000 Bitcoin, quindi 1000 Bitcoin, signori, sono esattamente circa 7 milioni di dollari. Infatti questi Bitcoin, che se verranno scaricati sul mercato, potrebbero causare un grande movimento di prezzo, quindi molto importante. Quindi sono appunto balene. Continua ad aumentare proprio come prima dell'halving 2016, quindi prima del secondo halving che è avvenuto su Bitcoin. Infatti, scorrendo sotto, possiamo vedere, quindi ci sono più whale di Bitcoin in questo momento che negli ultimi 2 anni. Secondo questo articolo, il numero di balene su Bitcoin sta aumentando, nonostante il prezzo ha raggiunto un grande livello, quindi c'è molta aspettativa su questo mercato. Infatti, scorrendo sempre giù, possiamo vedere come, a tal proposito, quindi Glassnode, quindi la società che ha elaborato questi dati, che dopo li andiamo a vedere, ha detto proprio: infatti, la criptovaluta possiede un grande potenziale di crescita. Infatti ecco perché quindi le balene stanno accumulando. Infatti qua sta facendo vedere il grafico come dall'ultimo halving del 2016, come si è mosso praticamente la linea gialla a confronto alla linea nera, che sarebbe il prezzo. Poi, sempre secondo quest'articolo, il noto imprenditore Tim Draper ha detto, quindi ha fatto una dichiarazione: sarà un momento davvero interessante quando le persone diranno: ma perché non usiamo semplicemente Bitcoin? Quindi non ci dobbiamo preoccupare dei governi che ne diluiscono l'offerta stampandone tonnellate. Possiamo semplicemente usare una valuta sulla quale tutti siamo d'accordo. Quindi queste parole qua praticamente sono quindi del noto imprenditore Tim Draper, che è un grande sostenitore di Bitcoin. Dice appunto: perché non utilizzare appunto Bitcoin, che è già una moneta consolidata dove ognuno è d'accordo, e non utilizzare una valuta che viene stampata all'infinito dai governi? Ovviamente, se noi andiamo quindi sul grafico Glassnode, andiamo a vedere realmente se quello che ha detto l'articolo è vero. Ovviamente ho fatto più o meno, ho messo questo, il grafico che parte dal 2016 fino ad oggi. Ho segnato il secondo halving, che è avvenuto più o meno tra maggio e settembre del 2016. Infatti, come possiamo vedere qui, la linea gialla sarebbero gli indirizzi che hanno più di 1000 Bitcoin al loro interno. Quindi possiamo dire che quindi tra maggiore di 1000 e maggiore di 10.000 sono praticamente grandi balene. Ovviamente maggiore di 10.000 a quel punto sarebbero delle mega balene, perché muoverebbero quasi tutto Bitcoin. Quindi addirittura ci sono 4 wallet che ne hanno circa 1 milione di Bitcoin, che uno tra quelli è quello di Satoshi, quindi se verrà scaricato sul mercato causerebbe proprio la morte di Bitcoin. Ma questo non ci dobbiamo preoccupare, perché sono wallet, la maggior parte di questi wallet che ci sono qui sono quasi inutilizzati. Quindi, come stavo dicendo, la linea gialla rappresentano quindi i famosi address che hanno maggiore di 1000 Bitcoin, e la linea nera è il prezzo di BTC. Come possiamo vedere, nel secondo halving il prezzo stava salendo qui fino ad andare quindi sui 20.000 dollari. Come possiamo vedere, prima dell'halving la linea gialla è salita fino a qui. Quindi che significava questo? Che le balene stavano accumulando nonostante il prezzo prima dell'halving, quindi stava salendo. Come è arrivato a questo punto qua, praticamente le balene hanno iniziato a svendere fino ad arrivare qua, che corrisponderebbe al picco del 2018.
2017, quindi dicembre 2017, gennaio 2018. Quindi che significa questo? Che hanno anticipato il mercato e hanno previsto che Bitcoin sarebbe salito e quindi scaricavano piano piano. Però prima dell'halving, questo è un dato molto importante, stavano accumulando proprio perché sapevano che il prezzo doveva salire ancora di più, nonostante già il prezzo qua valeva già quasi $1000 e quindi avevano comprato quasi a $100, quindi già in quel periodo là già Bitcoin valeva un sacco. La stessa cosa è successo in questa fase di mercato, cioè praticamente la correzione che è avvenuta tra il 2018 e il 2019, dove praticamente se noi andiamo a vedere quindi sempre questa linea gialla, vediamo come i grandi investitori hanno prima aspettato un attimo qui e dopo hanno cominciato ad accumulare fino ad arrivare fin qui. Cioè praticamente nonostante Bitcoin stava ancora qui, cioè stessa cosa del 2016, quindi sta ancora qui il prezzo, loro stanno continuando a accumulare, quindi infatti questa linea gialla sta salendo. Quindi che significa questo? Significa che secondo loro il prezzo dovrebbe risalire di nuovo come ha fatto nel 2016. Quindi se loro dicono che il prezzo salirà di nuovo come è successo nel secondo halving e stessa cosa succederà nel terzo halving, allora ci aspetteremo un rialzo dei prezzi ulteriori a quindi al 10.000 dollari. Forse si aspetteranno un prezzo sui $100.000, perché se dovrebbe superare questo massimo qua, come è successo nel 2016, quindi più o meno la traiettoria del prezzo dovrebbe arrivare sui $100.000. Ovviamente queste sono solo ipotesi, anche perché loro hanno quindi grandi portafogli e sicuramente hanno diversificato, quindi si potrebbero proteggere in caso di mancato obiettivo, quindi hanno una maggiore protezione rispetto agli investitori minori come noi, ovviamente. Quindi, se loro hanno questa visione a lungo termine di Bitcoin, significa che il prezzo si prospetterà a rialzo nei prossimi anni, possiamo dire. Non nei prossimi mesi, perché secondo me la consolidazione di Bitcoin è ancora presto. Forse il prezzo inizierà a salire nel 2021, ma mi posso sbagliare. Ovviamente, questi non sono consigli finanziari. Lo sto dicendo io che non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un semplice YouTuber dove sto analizzando questo grafico e sto analizzando quindi il post che ha fatto Cointelegram e quindi sto dicendo la mia. Ovviamente, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, lasciatelo nei commenti. Quindi secondo voi che cosa potrebbe fare Bitcoin nei prossimi mesi o nei prossimi anni soprattutto? E secondo voi questo grafico qua potrebbe essere preso in considerazione per il prezzo di Bitcoin in un futuro? Per questo video è tutto. Se volete ricevere altri video come questi, fate una bella iscrizione, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video e ci rivedremo alla prossima.